irrisibili sotto la pelle, battiti del cuore, figure spiccano il volo dalla roccia, sembrava non potessero riconoscere le lacrime su di un volto bagnato dalla pioggia, il rombo del motore. Il senso penetra a fondo, lentamente in fondo, il vasto e confonde, stemperando i colori più vivi. Dentro il caso rinasce il senso perduto delle cose. Dentro il corpo del cuore, senza sentimento del corpo. Confusi come parole speculari per confondere il senso più neutro del caso, mi perdo a fondo su macchie in tinte più neutre del nero, come se fossi l'unico a pensarmi. Dove finisce? Si lascia e comincia a fissare e gira tutto, che il centro muoia da sé, restando fisso a guardare il moto con occhi persi che senza fissare spingono il verso nella direzione. Thank you.
passi, qualcosa lasciato qui, come uno specchio riflesso in una parte di buio. Camminando sento il calore dei radiatori delle automobili ferme. Preso e scortato dalle voci, ho aspettato abbastanza a lungo, tradito dai nostri umori. Nuvole elevate, azzurro di cielo, ma non lasciare qui che la tua ombra netta come il penetrare di una lama pronto a fuggire verso la fine, pronto a fuggire verso la fine che aspetta in solitudine l'arrivo del sole qui al terminare del giorno. Pianto al suolo dell'unica lampadina della stanza. Tutto precipita in assenza di luce. Al buio mi sento gonfiare dentro, uscendo fuori al di là della carne dove si perde il controllo dei sensi. È ciò che accade, evadendo da dentro, lasciando che sia l'anima a decidere. Ancora più spazio per le mani. This is a group one.
the mouth of my heart. In the mouth of my heart. La lingua tocca il ferro. Nervosamente pulsa e trema. Disordi N.E. Gerstein.
Il titolo di questo progetto appare freddo nel presentarsi e onestamente ci convince per il contrasto che se ne ottiene se lo si mette a confronto con l'intensità espressiva e la genuinità degli intenti di chi realizza gli eventi che ne compongono il contenuto. Il senso trattato è quello del movimento e dello spazio che ne comporta i limiti, apparenti o reali, del suo svolgersi. Il tutto filtrato dall'idea e sensibilità di chi partecipa all'iniziativa. Niente è compromesso, dalle modalità espressive a quelle di contenuto relative ad ogni singolo evento. Lo spazio di base, ed è solo qui che viene stabilito l'unico canone, è inteso come il luogo che permette di poter condividere, contrastare, mettere in comunicazione, ascoltare e quindi vivere quanto accade e si muove nel proprio perimetro, tangibile o immaginario, consentendo così respiro alla ricerca. Quanto ami e quanto puoi odiare trovano espressione nella dimensione che la propria creatività al meglio riesce a rendere, ricavando, ed è questo il motivo su cui ruota l'idea del presente progetto in particolare, quanto più spazio è possibile da offrire al movimento di corpi e di idee. E non può diventare fine a se stesso quando ciò viene ottenuto con la lotta e l'affermarsi delle esigenze. Love is my version.